Allora, provo ad incominciare. E due parole su questo lavoro che abbiamo cercato di cucinare. E dal punto di vista... Dal punto di vista soggettivo della nostra piccola baracca di ricerca, questo lavoro non nasce da una scelta astratta, viene da un processo molto pragmatico di lavoro. Nel 2011 abbiamo fatto per la Treccani un immenso fermacarte, un fermaporte anzi in due volumi, che si chiama Cristiani d'Italia, che era un grosso lavoro di un centinaio di studiosi sul rapporto fra Chiesa, società e Stato dal 1861 al 2011. Dietro quel lavoro lì stava un postulato non condiviso da tutti gli autori, ma condiviso dal direttore dell'opera, che era un vecchio postulato dossettiano. Il postulato che forse qualcuno di voi ricorderà di aver letto da qualche parte, che noi abbiamo soltanto in una traccia di Angelina Alberigo, di una conversazione di Dossetti nel 51 a Milano, a casa degli Alberigo, con Baget Bozzo, gli Alberigo medesimi, un po' di altra gente, di quelli che vengono a Bologna, di quelli che non ci vanno, dove lui propone un modello di lettura della storia. Un modello di lettura della storia, come dire, altamente teologico, per nulla laico, come lo si usa dire oggi con il GHT, come la Coca-Cola Light, cioè il light, quello lì. Cioè l'idea che i grandi cambiamenti delle epoche storiche devono essere ordinati e presidiati dai grandi cambiamenti della Chiesa, e che quando la Chiesa non esercita questo suo dominio sui grandi cambiamenti dell'epoca, viene meno al suo dovere e diventa la causa dei mali che si producono. Era una lettura di teologia della storia molto forte, molto netta, pericolosissima. C'era anche in Dempf degli anni 20 nella storiografia tedesca, e che era un tipo di lettura che diceva la stessa cosa in forma positiva. La Chiesa ha presieduto ai grandi cambiamenti di civiltà e dunque ha il diritto di interpretarne le tendenze. Il punto di svolta di tutto questo, naturalmente, del secolo XI, la riforma gregoriana, l'inizio di una distinzione fra est e ovest del mondo, che noi ci portiamo dietro come se fosse stata una ricottina cucinata ieri, e rappresentava anche nella storiografia protestante una pretesa sulla stessa modernità. L'idea che la riforma aveva segnato un grande cambio di paradigma storico e che dunque era la teologia, a fine 800 sarà la teologia liberale, che dominava questo grande cambio di paradigma. Sia l'una che l'altra condivisi in modo diverso dalla Chiesa Cattolica. Quella dell'undicesimo secolo in modo positivo, lì nasceva l'età dell'oro, la cristianità, il regime nel quale la Chiesa dettava le regole del vivere civile, cristianità che andava ricostituita, che andava ricreata, che andava rigenerata, il vecchio sogno degli anni 30, ma condivideva anche in fondo la lettura della modernità come figlia della riforma, anche se questi in senso deprecatorio, cioè era stato, come dicevo, un bel manuale dell'Ottocento che incominciava così il capitolo sull'eresia luterana. L'orgoglio e l'avarizia di un frate laido, puntini, 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 e poi si parlava di Lutero. Era stata l'orgoglio e l'avarizia di un frate laido quella che aveva introdotto questo principio diabolico della coscienza individuale, della dominazione dell'individuo su di sé, che aveva distrutto il principio di autorità, e tutti i mali che erano venuti dopo non erano altro che figli della rottura di quel meraviglioso equilibrio
della cristianità medievale, per cui era venuto l'illuminismo, la rivoluzione francese, contro la rivoluzione era venuto l'imperialismo napoleonico, e poi il socialismo, e poi il comunismo, e poi il fascismo a combattere, e quelli, insomma, c'erano tutte le prove di questo rosario degli errori, come lo si chiamava, del fatto che era stato un immenso disastro. Quando nel 51 Dossetti riutilizza quel tipo di formulario, di argomentario, diciamo così, prende esattamente lo stesso tipo di verbi e rovescia il positivo negativo. Cioè, non è tanto importante il fatto che la Chiesa abbia generato delle civilizzazioni, chiamiamole così, e che questo le abbia dato dei diritti, perché questo non è detto che sia, e forse non è vero, però è vero il contrario. Quasi tutti i guai che si generano quando la Chiesa viene meno al suo dovere, dove quella idea di dominazione non era una dominazione politica, ma era una idea di interpretazione teologica del cambiamento dei movimenti del tempo. Tutto questo per dire che quando abbiamo provato a riflettere su cosa fare nel 150° di Italia d'Italia, noi cerchiamo di fare dei libri che ci piaccia fare, delle ricerche che ci piacciono e che abbiano anche un senso all'interno della discussione pubblica. E per aver fatto quello, per me l'idea era quella lì, cercare di capire come e quanto era vero il fatto che i grandi guai della storia nazionale erano dipesi da quella mancanza lì, dalla mancanza di una azione positiva da parte della Chiesa nell'interpretare le criticità e le potenzialità dei cambi storici che si erano creati. La tesi non mi sembrava inefficace dal punto di vista euristico ed ermeneutico, perché questa è una cosa che del fascismo si può e si deve dire. Uno degli aspetti decisivi del fascismo non è soltanto quello che ci si trova dentro, l'indulgenza clerico-fascista, questa cosa che inorridisce perfino Zardini, dei preti che portano i calici per dare loro alla patria, è una cosa che viene da prima, che viene da Pio X, dall'idea di decerebrare il clero cattolico, perché così si era sicuri che non era modernista. Nel secolo XX trovare teologi cattolici la cui T possa essere scritta con la maiuscola è un'impresa fuori dal comune, non è così in nessun'altra parte del mondo. Abbiamo avuto una legge che ha fatto fatichissima a riprendersi da quella condizione, e molto spesso anche la nostra teologia ha avuto il bisogno di difendersi con un'aura di pietà e di grande devozione e di zelo predicatorio per mettersi al riparo dai guai. Beh, quella decerebrazione con la incapacità di interpretare il fascismo ha avuto qualcosa a che fare. La scelta sempre di quegli anni fra il 7 e il 14 del secolo XX, che il vero problema politico della Chiesa era quello non di che cosa avere voglia, ma di che cosa avere paura, è una cosa che ha segnato per sempre la storia politica italiana. Allora col patto Gentiloni era votare dei liberali, anticlericali, ricchi, distanti dalle masse contadine ed operaie, di cui la Chiesa era paradossalmente infinitamente più prossima di quanto non fosse a loro, per paura dei socialisti. Questo ha aperto la porta al fascismo, ma è stata anche la chiave dell'infarto di un possibile riformismo democristiano del 47, è stata la causa della fine del centro-sinistra, e in fondo ha continuato a funzionare ancora quando nel 94 il presidente del Milan ha suonato il campanello anticomunismo che tutti pensavano che fosse arrugginito. Il campanello funzionava da Dio e ha funzionato anche al contrario,
perché alla fine il problema di una, poi alla fine dirò anche qualche cosa, poi buttiamo via tutto, no, di queste registrazioni noi. E funziona anche al contrario, perché uno dei problemi che ha tutto il progetto leghista, democratico e progressista italiano, fino alla cosa che poi mi ricordo di dire alla fine, quella di Formiche, è quella che funziona anche lui col problema della paura. Sono il campanello anti-berlusconiano, che è molto più grande del campanello delle politiche industriali, delle politiche fiscali, della lotta efficace alla criminalità e non quella declamatoria e semplicemente il De Profundis dei martiri della mafia e via di questo passo. Questo per dire che questa idea che le colpe della Chiesa siano il disastro della nazione è secondo me una cosa su cui è importante riflettere, perché, e qui vengo sul punto su cui entriamo anche un po' nello specifico, perché se non si passa da un'assunzione di colpa della Chiesa in questi snodi, il paese non se la cava. E vi annuncio subito una brutta notizia: la situazione attuale, con questa cosa meravigliosa di aver fatto Papa un cristiano, cosa che capita rarissimamente, che vuole rimanere cristiano, che fa il cristiano, fondo la vibrazione perché si continua a suonare. Scusate, è morta Angelina Alberico. Ecco perché mi chiamavano con l'insistenza. E abbiamo parlato in tempo. E dicevo, la cattiva notizia è quella che questo Papa cristiano, che vive il Vangelo con tanta semplicità, dolcezza e autenticità, non è semplicemente un Papa che viene in Italia da lontano, è un Papa che è estraneo a questo universo. Nel momento in cui questo paese avesse bisogno da parte della Chiesa non di un'assunzione di colpa, che è troppo difficile, ma di un aiuto, come è stato Pio XII nel settembre del 1943 e come è stato Paolo VI nel maggio del 1978, questo aiuto non ci sarà. E per la prima volta questo paese se la dovrà cavare da sola. E dato che questo paese da solo non se la sa cavare, non se la caverà. Fine delle brutte notizie, però mi sembra già abbastanza brutta per essere santo di Santa Lucia. E fatta quest'opera, ne abbiamo fatta un'altra che è uscita l'anno scorso, un altro immenso fermaporte della uscita anche quella per la Treccani, che è stata un'enciclopedia costantiniana su cristianesimo e potere, da Costantino a Putin incluso, e ponendo anche qui una questione che riguarda non solo la storia italiana, ma riguarda la storia delle chiese, di tutte le chiese, e che si domanda come mai sia nata quella che Chenu chiamava l'era costantiniana, e lui sperava che fosse finita col Vaticano II, invece non era tanto finita. E perché se uno guarda il cristianesimo per come ce lo raccontano i Vangeli, non è mica normale quello che è successo, non è mica normale. Cioè, parliamo del destino di una piccola setta ebraica messianica di scarse capacità organizzative, come si vede dai suoi inizi,
con una predicazione che entra nella cultura del mondo antico come un coltello nel burro, che incontra un antagonismo da parte di una struttura imperiale di primo ordine come quella dell'impero romano, e approfittando di debolezze, cose di questo genere, guadagna con Costantino lo status di religio licita. E fin lì, amen, nel senso che, diciamo così, poco male. 12 anni dopo, Costantino si pone il problema di costringere i vescovi a fare una cosa di cui la Chiesa cristiana deve ancora smettere di beneficiare, cioè un concilio di tutte le chiese. Vediamo se si sono vicino questo. Sì, sì. E quello l'asma mi consente questo poco più. Meglio? Bene. Dicevo, e 12 anni dopo Costantino inventa il concilio con quest'idea di dotare un impero uno di una fede una, e nell'arco di 50 anni con Teodosio la fede una della Chiesa una nell'impero uno elabora una teoria dell'intolleranza, una teoria della persecuzione dei pagani, e poi in tempi rapidissimi una teoria del perché gli ebrei devono continuare ad esistere, ma e come, e in quali condizioni e con quali limiti, e via di questo passo. E la cosa che ci interessava, per quello siamo andati da Costantino a Putin, è quello che alla fine questo mito costantiniano, fino alla laicità positiva di Scola, e continua ad agire come una cosa dalla quale ci si vuole liberare, ma che poi alla fine in un'altra maniera finisce per ripresentarsi. E come questo mito del fatto del rapporto tra cristianesimo e potere, come un rapporto che non può essere un rapporto di pura alterità e di pura distinzione, continua ad affascinare non solo a destra con Mussolini che si fa dipingere nella cappella degli immigranti di Montreal, nell'abside, con da una parte Costantino in corteo e dall'altra parte Mussolini in corteo che va da Gesù è ancora lì, andatela a vedere perché merita, e Montivo a darsi la mano di bianco, e poi dopo c'era anche lì la sovrintendenza, non si poteva. E non solo funziona quella cosa lì, ma funziona nella teologia politica sandinista. Sì, funziona in una parte di teologia politica della liberazione. Soltanto, come dire, l'utopismo messianico di Don Milani, vi ricorderete la lettera a Pipetta, dice a Pipetta: però ricordati che quando tu hai preso il potere io ti sarò contro. Perché io sarò comunque fuori da quel cancello, che appunto è una voce che è bella ed è significativa proprio perché è isolata ed è così. È così. Bene, fatto questo, abbiamo fatto il rapporto sull'antitismo religioso, che per lui voleva dire provare ad entrare dentro questo tema qua con una dose ampia di vaccinazione antisociologica, perché tutti i temi dell'analfabetismo, incluso quello religioso, sono tematiche che si prestano ad una rapida descrizione di tipo sociologico, che fra l'altro è bellissima, per cui il 30% delle persone non sa rispondere alla domanda quanti sono i 10 comandamenti. E lo dice la russa. E poi c'è una cosa ancora più bella, che se guardate in fondo delle figure è molto divertente, perché quando i sociologi, perfino i sociologi religiosi che sono religiosi, si mettono a sondare l'analfabetismo religioso, vengono fuori gli analfabetismi religiosi.
perché alla domanda chi ha scritto la Bibbia, no? Dire qual è la risposta giusta suppone un discorsetto teologico piuttosto sofisticato, perché la risposta giusta sono gli agiografi, no? Che non è compresa, che non c'era, perché è l'unica risposta corretta. Gli agiografi e gli scrivani, lo scrivano di Paolo, un po' di quella roba lì. La domanda era fatta dai sociologi religiosi delle chiese evangeliche. La domanda, la Bibbia l'ha scritta Dio? La risposta alla domanda che ha scritto la Bibbia l'ha scritta Dio, è accettabile da un certo punto di vista. Se uno ha tempo di dire due o tre cose, può anche dire quella cosa lì. La risposta che l'ha scritta Gesù è molto giovannea. Tutto è stato fatto per mezzo del verbo, e quindi anche la Bibbia è stata fatta per mezzo del verbo. Una risposta molto orientale, che poi non c'era neanche quella. La risposta molto orientale, che non c'era come la geografo, era che l'ha scritta lo Spirito. Perché l'unica cosa su cui tutte le chiese cristiane sono d'accordo è quella che l'agiografo è stato ispirato. Come e quando non lo saprei dire, ma è lì la risposta. Per cui capite bene che il giochino delle risposte dell'alfabetismo è divertente, perché ci si può costruire a bizzeffe sopra tutta una serie di cose. Va anche detto, in questo siamo stati moderatamente disonesti, e va anche detto che l'analfabetismo religioso non è mica l'unico. Se uno domandasse quanti sono gli elementi, la tavola degli elementi, andrebbe come con i comandamenti, probabilmente. O di che grado sono le equazioni di terzo grado, otterrebbe la stessa risposta, perché la qualità di disabitudine all'uso dell'aggressività è ormai tale per cui, se uno domanda che ore sono, lo guarda sul telefono e non guarda per aria, ecco, non dice è pomeriggio, così. Quindi è questo passo. Per cui volevamo fare una cosa che non prendesse troppo in carico questo aspetto sociologico, anche se questo appunto è talmente ghiotto, è talmente palatabile che ha funzionato così, un po' l'abbiamo omesso. Ci interessava l'altro aspetto, che era l'aspetto di carattere storico, perché un po' come per la domanda costantiniana, anche qui il discorso sull'analfabetismo religioso suppone una specie di paradosso di fondo. Il nostro è un paese che somministra apparentemente un'enorme quantità di informazioni sul religioso. Un'enorme quantità di informazioni sul religioso. Lo fa attraverso l'attività delle chiese, che riguarda una parte piccola della popolazione in termini sociologici, però non dimenticatevi mai che il clero, lo scassatissimo clero italiano, domani porterà a messa circa 7 milioni di persone, cioè due volte l'articolo 18 di Cofferati, tutte le domeniche a costo zero, o quasi. Per cui non è la percezione di un cattolicesimo di minoranza, così via, certo, è tutta roba vera e giusta e così via, però parliamo sempre di una dimensione gigantesca. E certo, in quella dimensione gigantesca è incluso un meccanismo trasmissivo di conoscenze catechistiche, di conoscenze teologiche e anche di conoscenze culturali particolarmente devastante, come il catechismo,
che per una serie di ragioni, di discronie fra il rifiuto cattolico dell'idea della scuola e l'assunzione cattolica dell'idea della scuola, più la costruzione del mito dei giovani fra le due guerre, fa sì che tutta questa trasmissione avvenga entro tempi e modalità che fanno sì che la maggior parte dei ragazzi e delle ragazze, tutti quelli che non sono nei 7 milioni, considerano quella trasmissione come una cosa che era casomai anche giusta o simpatica in un certo momento dell'età, ma che come la Barbie a un certo punto smetti. No, cioè ti piace tanto giocare alla Barbie, poi però smetti, anzi, cioè è necessario che tu smetta di giocare alla Barbie se vuoi diventare grande, non puoi fare la bambina tutta la vita. Allo stesso modo il catechismo ti piace tanto, tutto bene e così via, ti ricordi la Maria, però qui devi anche smettere, se no non finiamo più, non so quando è che si comincia. In più, con la questione che la mitologia del giovanilismo, quello che è il problema della società sono i giovani, che i giovani sono il nostro futuro, che non ci sono più le mezze stagioni, che i negri hanno la musica nel sangue, no? E uno di quei luoghi comuni, rito, che alla fine, se voi organizzate una parrocchia di 2000 persone in cui ci sono dei vecchi, dei giovani, dei medi, tutte le cose che ci sono, il vescovo manco vi ascolta. Se però organizzate un gruppo giovanile di 42 adolescenti scatenati, vi trattano come uno che ha il carisma. No, vi chiamano alla celebrazione della Pentecoste dei movimenti perché avete il carisma, che è stato un altro bel guai e disastro. Tutto questo cosa residua all'interno del paese? Pochissimo. C'è l'ora di religione, la grande conquista simbolica di età fascista, di aver preso possesso di un pezzo dell'insegnamento, non solo da piccoli ma perfino al liceo, parato con la legge Casati, ordine religione, via la teologia dalle università. Tutto sommato rimane una cosa imponente come quantità di impegno da parte della mano pubblica. Questo cosa residua? Ancora più niente, anche perché gli insegnanti di religione cattolica, che come dire, come scrivere a scuola con la Q, di religione cattolica, non è una religione, è una confessione del cristianesimo che sarebbe la sua religione di appartenenza, per cui la religione cattolica si incomincia con un errore di ortografia che non è un bel vedere, ecco, per il primo giorno di scuola. E comunque sono persone molto per bene, le quali mediano con una realtà difficilissima, perché tu non insegni il catechismo ma insegni un cristianesimo di tipo culturale. Allora, se l'avessero proposto a un certo numero di grandi teologi o di grandi santi, avrebbero preso a bastonate. Sant'Antonio non avrebbe avuto esitazioni sull'uso del bastone, una cosa del genere. Culturale cosa? Fatelo voi se è culturale. Cioè devo fare una cosa che non è la mia, che sono la Chiesa, e la devo fare come la volete voi, perché non deve essere un insegnamento. Allora fatelo voi, no? Se devo insegnare un insegnamento culturale, mi servono strumenti culturali. Allora devo sapere la Bibbia benino, la teologia discretamente, un po' di filosofia delle religioni, un po' di sociologia religiosa, un po' di storia della religione che insegno, un po' di comparatismo perché usa farlo e così via, ma non si va da nessuna parte. Il fatto che l'ordine religione esprime in un modo plateale questo complesso e questo spaesamento dell'insegnamento e rafforza l'effetto dissipatorio dell'insegnamento catechistico. E guardate bene, è interessante la cosa secondo me, perché su questo c'è un incredibile, straordinario consenso delle chiese, del fatto che c'è un messaggio culturale della fede che deve essere insegnato. Chi se ne frega?
del messaggio culturale delle, cioè questo lo fa l'insegnamento pubblico come insegna il messaggio culturale di tutte quelle che sono le componenti della società. E poi c'è un altro terzo soggetto che l'abbiamo trattato nel rapporto, e giustamente il professor Garantini, segretario della CEI, ci ha tirato le orecchie su questo, però è stato l'unico punto e quindi sono molto soddisfatto, e anche le mie orecchie. E c'è un enorme sistema mediatico. Noi televisivamente abbiamo ancora una verità fanfaniana per cui il Papa che apre la bocca è una notizia, qualsiasi cosa da quella santa bocca esca, per cui dal buongiorno e buonasera che ci hanno rifilato come se fosse il quinto Vangelo, alle cose più stupide, alle cose più importanti, quello è moltissimo. Andate bene, con un curioso effetto, e provate a fare mente locale di quanti sono i vescovi, dei 300 circa vescovi italiani che avete visto in televisione, non dico dire una cosa intelligente, ma dire una cosa, 5, 4, pochissimi, no? Cioè, o c'hai un delitto efferato in diocesi, vai a fare il funerale, dici parole di circostanza e la televisione te le fa ascoltare, o ti ammazzi il magistrato, se la mafia hai una copertura mediatica strabiliante, ma a parte casi disgraziati e nocivi come questi, di casi positivi in cui si dice cosa ha detto il vescovo di Pinerolo per la quarta di Avvento, l'arcivescovo di Bari per la parabola dei talenti, cosa, niente, non c'è nulla di tutto questo. Resta niente in questo, non proprio niente. C'è per esempio un punto che a me politicamente colpisce molto, ed è quello che rispetto ad altri paesi europei la predicazione razzista in Italia è molto riuscita, è molto cresciuta, ma alla fine sbatte su una specie di soffitto vitreo che è quello religioso. Perché un conto è essere infastiditi dai popoli cristi, un conto è diventare razzisti. Un po' questo, per esempio, ha fatto il più grande patto interetnico della storia italiana recente, che è stato il patto fra i figli e le immigrate. I figli hanno sostituito onore il padre e la madre con onore il padre e la madre e paga la sua badante. Onora il padre e la madre e paga la sua badante, con due varianti: onori il padre e la madre e paga la sua badante con anche i contributi, oppure onori il padre e la madre e paga la sua badante, punto. C'è la versione corta, che è stato un tipo di cosa nella quale, scusate che sarà dal brigo, bisogna che lei risponda. Allora riprendo. E dicevo, e l'unico punto su cui tutto questo ha lasciato una traccia, che però non è piccolissima, è quella lì. C'è il fatto della scarsa presa di una predicazione razzista, anche qui con qualche sfumatura, naturalmente. Il dialogo interreligioso su cui il papato si è speso di più e si è esposto in maniera più visibile, oltre che vistosa, pensate ad Assisi, la predicazione antirazzista attecchisce meno, gli zingari su cui il papato si è esposto in maniera meno vistosa, non meno impegnata, ecco, i vescovi sono molto attenti su questo mediamente, però lì la predicazione antirazzista attecchisce di meno e il razzismo gioca di più la sua partita. Bene, e questo per dare il quadretto generale della questione. Abbiamo finito la prima delle premesse. Seconda premessa:
poi la parte, le conclusioni saranno molto rapide, quindi sono tutte promesse. Vi vedo allarmati. Seconda premessa. E questo analfabetismo religioso così forte che c'è, che cosa mette in discussione? Storicamente, la cosa che è stata messa in discussione dall'analfabetismo che è stata provocata da questo è stata appunto la discussione sull'onore della religione. Discussione interessantissima perché si è intrecciata ad un altro, allo strumento che regola l'ora di religione e ha fatto vedere più dall'analfabetismo di quanto abbia affrontato. L'ora di religione è stato un tema classicamente concordatario. L'ora di religione era un tema concordatario dal 29 ed era un tema che implicava non tanto l'idea di trasmettere così dei contenuti, perché quello lo faceva la Chiesa con la sua catechesi, non avrebbe mai ceduto nulla a nessuno. La culturalizzazione in età fascista era una forma di riserva dell'insegnamento teologico alla compagine ecclesiastica. Ma era la espressione di un privilegio, non serviva per quello che faceva, era la manifestazione di un privilegio, che si reggeva anche su alcuni aspetti simbolici. Il prete che insegnava religione era l'affermazione di uno ius ecclesiastico sul territorio principe della vita pubblica, che era quello di. E non a caso rappresentava una delle vittorie su quelle che erano stati i grandi incubi napoleonici. Napoleone aveva abolito l'anagrafe, aveva inventato l'anagrafe civile sostituendola a quella ecclesiastica, grande incubo di cui ancora noi oggi non ci liberiamo. Perché tutta la questione della trascrizione dei matrimoni e così via è tutta fatta su quel complesso lì, sul riconoscimento che l'operazione napoleonica di acquisizione dell'anagrafe ha creato un organo generatore di significati, esattamente come doveva essere nella Costituzione Redentina la generazione di significati del libro dei battesimi, del libro dei patrimoni e del biglietto del precetto pasquale, che qualcuno ricorderà. E non mi ricordo, l'ho preso io il biglietto pasquale, Monsignor Socche, che dava il bigliettino, il santino che gli è andato a Pernica, quello era quello lì di Pasqua. Il santino che hai fatto la comunione pasquale, quello lì era l'adempimento del precetto del Veronese IV, cioè senza quello mica andavi a scuola dalle suore. Io ho fatto in tempo da piccolina a fare la prima comunione da Socche, che dava la comunione con i guanti, l'anello e il santino, che io me lo vedevo questo omone immenso col vocione, come se fosse il mago Silvan, perché con la stessa mano aveva l'ostia in mano, l'anello da baciare e teneva con le due dita il santino, per cui ti dava la comunione e il santino, no? Per cui gli infilavano il santino fra le due ultime dita, lui prendeva il santino, ti dava la comunione e c'avevi già il santino pronto da ritirare. È una forma di certificazione di adempimento dei precetti cattolici. Se l'avevi eri in regola, se non ce l'avevi, sì, voi ambrosiani voi ambrosiani fate sempre i fenomeni e così. Dicevo, scusi, che almeno due volte all'anno dovevano seguire i precetti e comunicarsi a Natale, a Pasqua, confessarsi e comunicarsi due volte all'anno. Ma il bigliettino era una cosa, per vostro San Carlo lo dava, ma poi dopo, quando sia finito, vedetevela voi. Il punto era l'anagrafe, e l'anagrafe continuava ad essere un problema nel quale non c'è mai stata la costituzione di un privilegio, se non su un punto delicatissimo, che è quello della efficacia
civile del matrimonio religioso, da noi differenza della Francia se ne fa uno solo, perché quello ecclesiastico viene trascritto in sede civile, poco male, anzi, piccolo problema, è interessante vedere perché non si... il problema della trascrizione degli altri matrimoni religiosi. Però nell'anagrafe c'era invece un enorme privilegio, molto più importante di quello della religione, che non era quello dell'iscrizione, era quello della cancellazione. Era quello della cancellazione. È quello che se io e lei ci sposiamo e annulliamo il matrimonio in sede ecclesiastica, il matrimonio viene annullato anche in sede civile. Sì, sì, differente, è indifferente, prima o dopo è indifferente. La cosa è molto rilevante perché esiste anche l'annullamento civilistico. Sì. No, se io sposo la Rosina quando abbiamo 7 anni e mezzo, il matrimonio non è valido neanche dal punto di vista civile. Però gli argomenti dell'annullamento ecclesiastico non sono di per sé validi nel matrimonio civile. Se io faccio un matrimonio dal quale escludo l'idea della prole, dal punto di vista civile è stravalido, dal punto di vista ecclesiastico è nullo. Allora la trascrizione rappresenta un'enorme fonte di un privilegio, con anche delle questioni canoniche. Adesso ho finito una cosina sul matrimonio che esce a gennaio, dove mi sono permesso di ricordare una vecchia tesi del cardinal Pompedda, che era il prefetto della signatura apostolica, il quale giustamente diceva nell'annullamento civile, nell'annullamento ecclesiastico, bisogna reintrodurre una penitenza per gli annullati, perché se non si reintroduce un principio penitenziale per chi fa l'annullamento, va a finire che io faccio l'annullamento non per una questione di tipo sacramentale, ma per gli alimenti, perché il matrimonio nullo non comporta nessun obbligo nei confronti di un coniuge che a un certo punto qualcuno dice: ok, basta, non siete mai stati mariti e moglie, mai, neanche un secondo, con complicazioni di ingiustizia molto forti ed evidenti. Secondo grande incubo napoleonico era l'ospedale, la pubblica assistenza. Come si fa a curare dei malati che sono la carne di Cristo ferita con le medicine? E l'anima? Vorrei mica mettere a tagliare una gamba, a cucire una gamba, sono capaci tutti, ma l'anima come si fa? Come si fa a togliere alla Chiesa questa cosa che ha inventato lei? Perché l'ospedale è un'invenzione monastica, ecclesiastica, non c'è dubbissimo su questo. Cosa c'entrano questi qua? Oggi c'è un buffo signore nella pagina di opinioni del Corriere che dice che ce l'ha con la campagna contro i vaccini influenzali e dice che è colpa della Chiesa Cattolica. Calmo un momento. Non è che il cattolicesimo abbia un rapporto cattivo con la scienza come tale, con la scienza di cura assolutamente no, ma il problema era quello di cosa accade nel luogo di cura. Napoleone lo secolarizza e tutte le tentative è quello di reinfilarci l'assistenza religiosa, o l'assistenza religiosa quella più diretta e forte, che, badate bene, è una soluzione molto più moderna di quanto non sembri, che è quella di infilare le suore caposala. Sì. No? La suora caposala. Perché l'idea della suora caposala aveva un connotato privilegiario molto forte, ma aveva anche questa idea di dire: la Chiesa si rappresenta lì in una maniera fattiva, non per assistere il moribondo o per gestire delle questioni, ma pretende questo. E poi c'è la questione della scuola, che è l'altro grande incubo napoleonico, che ha due grandi fasi. Una fase, quella della mitica signorina Coari, milanese, del femminismo cattolico milanese d'inizio Novecento, quello che dice: come si fa se Napoleone scolarizza la scuola? Semplicissimo: le maestre consacrano la loro vita ai bambini. Non c'erano ancora istituti secolari, dopo sarà anche quello uno strumento importante, però l'idea è quella che fare la maestra cattolica
è una vera e propria vocazione, perché si va a combattere su quel terreno dal quale Napoleone ti espulse e tu lì lo riconquisti palmo a palmo. Poi Pioni, c'è Calabrianzolo, e se ne intendeva di mobilia, capisce bene che ci voleva anche una cosa invece più pratica, cioè la dimostrazione forte, magisteriale, autoritaria della struttura di quella cosa lì. Bene. E in questo passaggio della scuola pubblica, con la svolta del 45 e la costituzione del 47, e il problema è quello di come si fa a gestire questa eredità concordataria. Ve la faccio corta su tutta la questione dell'articolo 7. L'articolo 7 non serviva a costituzionalizzare i parti. L'articolo 7 serviva ad evitare che la Chiesa Cattolica potesse mettersi alla finestra mentre l'Italia faceva la democrazia, togliere alibi a una posizione di agnosticismo democratico. Era una soluzione che richiedeva da parte ecclesiastica un certo tipo di personaggi, tant'è che per l'appunto, lo citava prima Giovanni, il ruinismo è basato su un radicale agnosticismo costituzionale e su un radicale agnosticismo democratico, cioè su una mancanza di riconoscimento, su una programmatica, no, su un programmatico disconoscimento del valore della democrazia e della Costituzione. La democrazia serve se serve, la Costituzione serve se serve. Se serve meno democrazia per far funzionare delle cose, va bene uguale, cambia niente. Se bisogna cambiare la Costituzione, va bene uguale, cambia niente. Però allora serviva quello. Nel dibattito sulla riforma concordataria, che è un dibattito intenso negli anni 50, che poi ritorna a metà degli anni 60, che poi arriva alla commissione Gonella negli anni 70, che poi arriva al concordato Casarò di Craxi giusto 30 anni fa, dell'84, e la questione dell'ordine di religione rappresenta una questione fondamentale. Da un lato ci sono due aspetti: uno, la questione dell'obbligatorietà. In questo il concordato Casaroli Craxi fa quella scelta che sapete della opzionalità: anziché io domandare di essere esonerato dall'ordine di religione, devo domandare di farla. Dal punto di vista simbolico è un piccolo cambio, in realtà non risolve quasi nulla dei problemi. Sul cosa fare di quella ora di religione vengono fuori ancora una volta quelle domande sulla scrittura e gli aspetti dell'alfabetismo, perché due caratteristiche sono dominanti. Una è quella che tu risolvi il problema della deconfessionalizzazione attraverso il comparatismo. Dici: no, non dobbiamo fare una confessionale, dobbiamo fare un'ora di religioni comparate, che è una classica espressione di alfabetismo religioso, perché l'induismo del Punjab e i battisti dell'Alabama non si sono mai incontrati in vita loro, compare delle cose che non contano niente, è una pura comparazione tipo antropologico, non ha nessun fondamento di carattere storico, nessun valore di carattere etico, politico e tantomeno conoscitivo. Però passa questa idea che il modo migliore per farla sarebbe facendo religioni comparate, e non l'idea che devi avere una certa quantità di conoscenze dell'esperienza religiosa che corrispondano a dei caratteri determinanti, esattamente come ci sono i caratteri determinanti che dicono quale letteratura fai e quale matematica fai. Allora, in Italia lo studio dell'ebraismo e lo studio dell'Islam in un corso di storia religiosa sono obbligatori per ragioni storiche, perché mezza Italia è stata islamica per un lungo periodo, perché l'ebraismo è la più antica religione del paese dopo il paganesimo, e perché il cristianesimo ne ha segnato profondissimamente la storia e la vicenda, anche nelle sue varianti confessionali, storiche e tradizionali, quella valdese
la presenza anglicana dopo l'Unità d'Italia, sia delle varianti confessionali più recenti, l'immensa massa degli ortodossi, che sono più dei musulmani in Italia, e di un cattolicesimo evangelicale pentecostale di chiese libere, che rappresenta ancora oggi la marciante delle confessioni cristiane in termini di conversioni. Tutto questo ha fatto venire fuori, dicevo, il problema che anche nel momento in cui è stata più intensa e politicamente più motivata la questione della come si alfabetizza religiosamente il paese, la questione si è limitata a un aspetto di tipo comparatistico. Anche perché lo strumento concordatario è uno strumento che ha determinato in maniera molto forte la nostra stessa discussione su come ci si comporta davanti a un paesaggio religioso che è diventato un po' più plurale di una volta, non tantissimissimo, ma un pochino più plurale di una volta, questo è indubitabile che sia così. Il concordato Casaroli-Craxi ha avuto un effetto che, secondo me, discutete con Amato, perché secondo me è un'idea molto diversa, ha avuto un effetto singolare nella discussione su come si organizza la pluralità del mondo religioso italiano. Perché sfruttando l'articolo 8 e il resto della Costituzione si è stabilito il principio che lo strumento concordatario con lo strumento di dialogo bilaterale, che costituisce un'intesa con un nome particolare storicamente determinato, che è concordato, andava affiancato da altre intese con le altre comunità di fede. Operazione prima pensata come estremamente delicata e complessa, poi pian piano diventata sempre più facile, con due effetti teologici che hanno sbattuto poi il naso sul Corano. Primo effetto: la logica delle intese ha portato degli effetti ecclesiologici importanti dentro le comunità di fede. Perché che gli avventisti, i battisti, gli evangelicali, i metodisti, i valdesi debbano avere una, tre, cinque, sette, nove intese non è scritto da nessuna parte. Chi è che dice che la mia chiesa ha una soggettività tale da presentarsi allo Stato come una cosa diversa dalla sua chiesa? E non è una ragione meramente economica: lo Stato mi dà dei soldi perché l'8 per 1000 proiettivo è un 8 per 1000 molto redditizio, cioè l'8 per 1000 non è capitario, non è che il mio 8 per 1000 va alla chiesa cattolica e il suo 8 per 1000 va alla chiesa avventista. La percentuale di firme per la Chiesa Cattolica determina una quota del gettito, una percentuale di firme della Chiesa Adventista determina una quota del gettito. Allora, quando io come chiesina mi vado a fare l'intesa, o chiedo l'intesa, non è soltanto per una questione di soldi, perché poi alla fine prendo 100 milioni che non mi fanno schifo, ma è anche determinata dal fatto che nel momento in cui io lo faccio prendo una posizione rispetto alle altre chiese. Prendo una posizione rispetto alle altre chiese, cioè dico, io ci sono e ho una identità ecclesiologica diversa dalla tua, che non è detto che sia un bene. Questo sistema di moltiplicazione delle inchiese, delle soggettività teologiche, è poi andato a sbattere il naso, dicevo, sul Corano, nel senso che delle cose sbagliate che ha detto Rocco Buttiglione, che non sono né tante né poche, sono le sue, però ce n'è una molto sbagliata che ha detto quando era al governo, quando in una discussione pubblica con delle autorità musulmane lui disse: bene, fate una federazione e facciamo l'intesa, federatevi e facciamo l'intesa. Perché il problema qual è? È quello che la struttura teologica interna dell'Islam non suppone autorità rappresentative. Non è rappresentativo l'imam della moschea, non è rappresentativo, non è rappresentativo nessuno, neanche il califfo è rappresentativo. Perché il Corano? No? Perché verrebbe meno, voglio dire, il principio di base essenziale della rivelazione coranica, della unicità di Dio e dell'assenza di mediazioni.
la cultura araba ha inventato lo zero, e lo zero vero è quello lì. Fra me e Dio c'è qualche cosa zero. Zero, non c'è né uno, né due, né tre, né quattro, niente, zero. Zero assoluto. Allora la logica delle intese lì si arena e crea mille difficoltà. Perché da un lato ci sono tentativi all'interno del mondo islamico di creare dei soggetti che dicano: io sono un soggetto dell'Islam, non sono mica tutto. Però non è che gli avventisti sono tutto, santo cielo. Siamo pochi, ma neanche gli avventisti sono tanti. Allora perché meno? La Quraysh, quello di Sheikh Pallavicini, che è un gruppo di musulmani italiani o convertiti o di nascita, come dire, fa un'operazione legittimissima, è sacrosanta, fra l'altro positiva, perché aumentano una certa simpatia attorno all'ambiente, di lobbying, che dice: beh, insomma, io appunto, perché devi fare l'accordo con l'Islam? Che precedente è l'Islam? L'Islam è una categoria del pensiero. I musulmani sono delle cose così, che vorrebbe dire un domani poter avere altre organizzazioni di tipo etnico, i musulmani che vengono dal Maghreb, dal Mashrek, dal Pakistan, dall'Indonesia, da cose così. Questa è la logica dell'intesa. Logica dell'intesa, qui c'è un punto di differenza, dicevo, che ho discusso anche con a lungo con Giuliano Amato, alla fine non siamo riusciti a trovare un punto di mezzo. E questa logica delle intese, tutte costruite con l'idea di tosare il concordato. Cioè, come si fa a fare un'intesa? Si prende la struttura concordataria, beni, soldi, luoghi, scuola, ospedale, assistenza, formazione, diritti, ministri, negoziato. E poi tutte le cose inapplicabili le si toglie. Per cui l'intesa è una specie di concordato ristretto nel quale si rimane stata qualche cosa. Questa logica delle intese è andata così forte e ha avuto così successo che ha oggettivamente sgambettato l'idea che l'Italia debba avere una legge sulla libertà religiosa, che non si occupa del fatto che io sono battista, che lui è ebreo, che lei è una shintoista e così via, ma si occupa del fatto di come si regola in generale la questione dell'esistenza di dimensioni del religioso che hanno bisogno di essere protette e garantite e identificate nello spazio pubblico. Quest'idea della mancanza della legge sulla libertà religiosa è stata nell'ultimissima fase del ruinismo, proprio l'ultimo colpo di tacco del ruinismo, è stata quella di mandare Monsignor Bettori in commissione parlamentare, in udienza, a dire che il cattolicesimo, essendo maggioranza, aveva più diritti degli altri. Che è una cosa che non è sbagliata dal punto di vista della Costituzione, che è evidente, o sbagliata dal punto di vista del buon senso, che è evidente, o sbagliata dal punto di vista della comunicazione pubblica, perché nessuno, anche se ce li abbiamo tutti quanti dei privilegi che gli altri non hanno, a nessuno piace dirgli c'hai dei privilegi perché c'hai diritto. Abbiamo il privilegio di dormire in casa, di mangiare due volte al giorno, di accedere al riscaldamento con un dito e quelle cose lì, però non è fine, ecco, dire che c'è una cosa così. Ma era sbagliata dal punto di vista teologico della dottrina cattolica. Perché lo si vedeva un secondo, dice non diverso, dice il contrario. Un atto dogmatico di magistero della Chiesa cattolica dice il contrario di quello che 7 anni fa la conferenza episcopale andò a dire in Parlamento. Ma in realtà quel disegno di legge non è fallito per colpa della Chiesa cattolica, è fallito perché in realtà non interessa a nessuno. Non interessa a nessuno. Non interessa a nessuno perché lucro politico zero. Oggi guadagni
anche in tutta la cultura cattolica, cultura politica gauchiste, guadagni molto di più se parli dei matrimoni gay che se parli di libertà religiosa. Anche se non sono slegati, anche se questo è più importante, anche se però funziona così. Per cui nel mercato politico, dove alla fine quello che conta sono la vendemmia di consenso, possibilmente stasera, massimo domani mattina, voglio fare un disegno di legge di lungo periodo che arriva domani alle 3. No, voglio essere lungimirante, guardo domani pomeriggio. In questa cultura politica contrattissima questo tema non c'è. In più c'è un problema che è l'ultimo che dico, poi mi taccio, che è quello di formiche. Devo trovare un elenco perché sennò sbaglio qualche cosa. Datemi solo mezzo secondo. Sì, sì, adesso ve lo spiego, perché c'entrano le formiche, vuol dire che c'entrano niente. C'entrano le formiche, c'entrano. Quelle che nel loro piccolo. No, no, non sono quelle lì. Allora, qua ce l'ho. Ecco. In più c'è una questione che riguarda, si può parlare di politica dopo le 11 e un quarto, l'isola pedonale, dopo una certa ora si può. E c'è una caratteristica che mi ha colpito del governo Renzi. Un esercizio che io faccio sempre, che mi ha insegnato a fare, che è utile, è quello di vedere quanto cattolicesimo c'è nel governo. Per esempio, mi ha colpito una cosa: nell'ultimo governo Berlusconi non c'era nessuno che andava a messa la domenica. È interessante come cosa. Berlusconi, no, era contro figura quello. No, era stante, era come il funerale di Vianello. Era il funerale di Vianello. Era il funerale di Vianello, non era messa la domenica. Il governo Renzi è un governo che è singolarissimo da tanti punti di vista, incluso questo. È un governo nel quale sono rappresentate, se non mi sbaglio, per la prima volta nella storia repubblicana, tutte le componenti della Chiesa cattolica. Se voi lo dite con i loro padri di riferimento, al di là del fatto che siano paternità legittime o presunte, lasciate stare quello, però se lo dite così, dentro il governo ci sono diritti di Lapira come Renzi e Pistelli, di Dossetti come Del Rio, di Giussani come Lupi, dell'Azione Cattolica come Martino, di Sant'Egidio come Giro, della Cardinal Ferrari come Alfano, di Prodi come Bressa e Gozzi, della Gesci come La Pinotti, dei movimenti mariani come La Madia, di Monsignor Ambrosanio come Bocci, della Cisla come Galletti. L'altro. No, della Cisla ho parlato qualcuno, e di Biffi come Galletti, ecco. Hai capito? È impressionante questo, eh? Impressionante, perché non c'è mai stata, neanche nel quarto governo Rumor, che era quello più come dire, comprensivo, no? Perché nella DC c'era sempre un pezzettino di una corrente che rimaneva fuori, che faceva la parte della minoranza. Questo ha due conseguenze, una tutta politica, ed è quella che non so se a lui dispiacerebbe o meno, è quella che io interpreto come un disegno, una parola sbagliata, però insomma come un'oggettiva visione neodegasperiana dell'Italia renziana. Qual è il punto di dissenso fra Dossetti e De Gasperi? Semplice, non è così difficile. De Gasperi è convinto che il paese è ingovernabile. Punto. Troppo lungo, troppo complesso, troppo instupidito dal fascismo, privo di strutture democratiche solide, e per governarlo
bisogna farsi dare dagli americani lo strumento per poterlo governare. Lo strumento è la convenzione ad excludendum. Tolto ad excludendum, tolto il quarto dei voti dei comunisti, nel restante 75 col 36 si governa. Chiaro? Tolto il 25% dei comunisti, del restante 75 col 36 si governa. Fine della partita. Come si fa a garantire la legittimazione democratica di questo sistema? Semplice. La DC deve governare sempre, la DC non deve governare mai da sola. L'unica angoscia dei democristiani era il monocolore. Monocolore gli metteva l'idea che c'era, che era una fase di passaggio, no? Bisognava al più presto ritornare a governare con qualcuno. Nel meccanismo renziano, se non mi sbaglio, c'è in fondo lo stesso tipo di realismo. Il rifiuto dell'idea dossettiana, che in fondo era l'ultimo effetto, aveva la sua ultima coda del prodismo, cioè questo è un paese che può fare un bipolarismo, per cui governa chi vince davvero, non governa chi ha quasi vinto e poi dopo prende un supplemento di quasi vittoria, ci mette l'IVA, lo porta a 34 gradi, aggiunge il chiaro d'uovo, sbatte e diventa la maggioranza. No? Ma vince chi ce l'ha. Quel progetto dossettiano, Prodi tenta di interpretarlo e fallisce clamorosamente, perché cade una, due, in un certo senso tre volte con le elezioni di maggio della volta del Quirinale scorso, non per la forza dei nemici ma per la scarsa aggregazione degli amici. Renzi, io non so se faccia questo discorso come lo faccio io, introducendo un elemento, come dire, non distinto ma di calcolo sulla cosa, però mi pare che faccia lo stesso tipo di ragionamento. Questo paese è ingovernabile, allora forza Grillo, se va via Grillo forza Lega. L'importante è avere una quota non piccola di voti inutilizzabili. Renzi non ha paura di una Lega al 25, anzi, se Dio gliela dà è fatta. Perché se tu decidi che ci sono un quarto di voti che sono intoccabili perché sono zozzi, e vuol dire Salvini non sta aiutando in questo, no? Ce la mette tutta, poverino. Quei voti non possono essere toccati, allora sul 75% col 36 si governa. C'è il problema di cosa farà del secondo argomento De Gasperiano, l'argomento dei piselli, non li chiamava De Gasperi, i partitini piccoli, socialdemocratici, repubblicani, diciamo, il governo deve sempre essere una cotoletta con i piselli. Con i piselli, la DC era una cotoletta e poi c'erano i piselli attorno. Allora Renzi apparentemente non ha questa ambizione di avere i piselli, però domandatela a Civati, può darsi che ci pensi lui a fare i piselli, non è mica detto, e per cui può anche darsi che questa logica della scissione o delle cose così non sia astruso, non funzionale a questo disegno. Questo perché lo dico? Perché quella che ancora nell'ultimissimo scorcio del tramonto ruiniano era un'ostilità alla libertà religiosa, motivata da un argomento di tipo puramente reazionario e senza alcun fondamento tecnico, oggi diventa molto più difficile da praticare in questo contesto qua, con una cosa della seconda brutta notizia, poi ho finito tutto, le cose da dire anche le brutte notizie, ed è quello che in questo gioco di lasciare che cresca una forza di voti intoccabili, no? di voti luridi, il partito dell'ebola, no? Che non ci si può neanche avvicinare a quella roba lì per niente, e che però non va oltre una certa soglia, scommette sul fatto che non abbia gli argomenti per andare oltre una certa soglia. Ora noi siamo stati protetti
dall'elemento che avrebbe rotto quel coperchio di vetro che vi dicevo sul razzismo. Noi abbiamo potuto conservare quel coperchio di vetro sul razzismo che ci ha impedito di saltare come dei lepenisti verso le vette del razzismo xenofobo, antisemita e cose del genere, da una serie di fatti. Uno di questi fatti è il fatto di aver avuto una discreta sequenza, con l'eccezione di Scaiola, venisse degli interni, sia di destra sia di sinistra, a parte Scaiola, che appunto non è però della stessa categoria di Scaiola, non lo metterei, però perfino Maroni, Pisano, Napolitano, Amato e così via, sono stati ministri degli interni molto bravi su una questione, e cioè che noi fino ad oggi il grande attentato islamico non l'abbiamo avuto. La Spagna l'ha avuto, la Francia l'ha avuto, l'Inghilterra l'ha avuto, il Belgio l'ha avuto, no? Gli altri l'hanno, la Germania l'ha avuto. Noi per ora siamo rimasti fuori da questo. È la vecchia eredità del cinismo andreottiano, della politica estera, chissà, non lo so proprio, questa è una cosa troppo difficile per il mio cervellino. Però noi fino a questa cosa non l'abbiamo avuta. Non fare nessuna operazione che metta al centro del tema della libertà religiosa come tale vuol dire correre un rischio consapevole, cioè lasciare che la predicazione più sanguinaria possa attecchire anche all'interno dell'Islam italiano. Io depreco moltissimo, l'ha fatto anche la Boldrini, questo linguaggio assurdo che divide l'Islam fra Islam moderato e Islam radicale, perché ho sempre pensato che io preferirei avere una moglie che sia radicalmente sposata con me piuttosto che moderatamente sposata con me. Se la moglie va in giro a dire che lei è sposata ma moderata, che una moglie moderata, io mi preoccupo, insomma, un pochino di più. Di distinguere fra un Islam sanguinario e un Islam religioso. Quello sanguinario è il religioso, quello religioso non è sanguinario. Perché le fedi sono tutte nate sanguinarie, per l'amor di Dio, non è che qualcuno è nato senza peccato originale, però la forza che hanno avuto le grandi fedi, quelle che comunque chiamano le fedi mondiali, è stata quella di diventare più religiose e non di sostituire il sanguinario con l'intensità spirituale. Se su questo non ci si mette un po' la testa sopra, il rischio è quello che prima o poi capiterà anche a noi. Sparano al Papa, lo mettono in San Pietro, lavano il metropolitano, non so cosa faranno, però è possibile che qualcosa prima noi capiti. Se noi prima di quella data non avremo strutturato il modo di tenere insieme il paese, faremo un guaio. Questo fatto di un cattolicesimo che nella sua integralità si accrocchia attorno all'idea di un non progetto, che è la forza del renzismo, no? Perché la forza del sito è quella di non avere un progetto che è fatto di una politica industriale, una politica della scuola, una politica della... no, cioè questo slogan del cambiare l'Italia, che riprende lo stesso errore di Bersani del governo del cambiamento, perché anche il cancro al pancreas è un grande cambiamento nella vita, però non è un bel cambiamento, ecco, il cambiamento come tale non è proprio una cosa rassicurante per nessuno. Prende questo slogan generico del cambiamento e lì attorno aggrega tutto, perché alla fine passo passo poi viene fuori una cosa che posteriori si dirà che era una linea, no? Ma si mettono insieme le cose con calendari e scadenze nelle quali l'unico elemento è quello che quando qualcuno dice che sono in ritardo accelerano, quando nessuno dice che stanno accelerando ritardano, no? Però è questo spostamento del contachilometri della velocità politico-parlamentare un po' più lenta di come se l'immaginavano, forse, ma questo non è una grande sorpresa sulla quale ci si gioca. Tutto questo per dire che questo tema del fatalismo religioso non è soltanto una questione di sociologia e di dati, ma coinvolge anche alcune delle cose che vi ho citato. Grazie.